Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua in questo nuovo video. Allora, sono nella stanza del mio hotel di Ischia, La Pagoda, bellissimo hotel tra l'altro, in cui sto, diciamo, trascorrendo le prime vacanze di quest'anno. Oggi vorrei parlarvi dell'Argentina che, con un miracolo, perché secondo me è stato un vero e proprio miracolo, è riuscita ad accedere alla semifinale battendo 2-1 la Nigeria. Mi scuso anche se in questi giorni non ho fatto video. Sui mondiali e anche su video normali perché non ho avuto il tempo di registrare perché prima ero a Napoli e non ho avuto proprio tempo di fare video. Allora ragazzi, io la partita l'ho vista un po' a tratti perché ero comunque fuori e ho visto che Messi ha segnato dopo un quarto di partita, ha segnato proprio la Nigeria pareggiato su calcio di rigore. E quindi ha fatto 1-1. In quel momento ho detto no, vabbè, non, cioè, ho avuto seriamente paura che non si qualificasse ai mondiali. E all'88esimo, mamma mia, raga, è come se stavo per tifare l'Italia. All'88esimo segna Rojo, mi pare si chiama comunque, vabbè, bel gol di primo che batte il portiere della Nigeria. Nigeria che comunque esce a testa alta perché esce a testa alta. Portogallo e Spagna che comunque vanno ai ottavi di finale, stessa cosa Francia, Danimarca, Uruguay, Russia, la Polonia, Szczesny è fuori ai mondiali perché non era comunque una squadra organizzata, cioè raga, la Polonia ha quei giocatori forti, c'è cioè l'attaccante buono, Lewandowski, Milik, ma c'è un centrocampo vergognoso, una difesa inguardabile. E non puoi avere il portiere buono, l'attaccante buono quando il centrocampo e la difesa sono molto deboli. Infatti è uscita subito la Polonia. Mi spiace un po' per Szczesny, però l'allenatore comunque da fare una formazione migliore sicuramente. Poi, per quanto riguarda l'Argentina, comunque io non sarei molto contento perché sì, è passata grazie a un miracolo, però c'è anche da dire una cosa, che non si può andare avanti così, cioè vincendo con il gol all'88esimo. Il problema dell'Argentina, raga, è San Paoli. Perché? Perché l'Argentina c'è un sacco di campioni, ma questi campioni giocano tutti in competizioni diverse. Bundesliga, no, che Bundesliga, Liga, Serie A, Premier League. Cioè, giocano in competizioni diverse, con giochi diversi, quindi non si trovano poi in nazionale. Poi hanno proprio problemi fra loro. Cioè, è San Paoli poi il problema, perché tu San Paolo, no? Devi cercare una formazione che vada bene per queste competizioni qua, che vada bene per la nazionale. Quando l'ho dato un piano a mio amico mi fa, hai trovato la formazione. Allora che io prendo milioni per fare una formazione. San Paolo prende milioni per fare quella formazione che vada bene a tua cosa, la Premier League, la Serie A e tutto. Io non prendo milioni, quindi è lui che la deve fare, è lui il CT. Quindi, regà, cioè. Comunque, Argentina che grazie a Dio passa gli ottavi di finale, sono molto contento. La Corea del Sud ancora non è fuori, grazie al gol di Reus. Mamma mia, che punizione, regà. Il Giappone ha preso contro il Senegal, quindi vabbè, comunque, forza Giappone. Mi ha fatto un sacco ridere il gol del Panama del 6-1 contro l'Inghilterra. Gol del Panama, e tutti i tifosi che sembrava che avessero vinto il mondiale. Il Panama, quindi scena storica. Calcero invece è molto vicino alla Juve. Poi quando verrà data e se verrà data l'ufficialità, comunque vi farò un video solo per quello. Io ragazzi vi saluto, fammi un giro tanto comunque, sto a Ischia e niente, bella.